Ciao a tutti amici, oggi cucinerò col mio amico iPad che abbiamo Epicurious. Faremo un'applicazione molto bella, pasta e ceci con vongole. La faccio un po' a casaccio perché qua è troppo, bisogna avere i ceci freschi, farli bollire, bla bla bla, frullarli. Alla fine dovrebbe venire questo gioiellino. Allora, bellissimo perché anche questo qui si muove per tenere il punto dove siete. Allora, qui dice, allora, prendere garbanzo beans, ceci. Ceci. Io ce l'ho già in scatola. Poi clams. Cosa ce l'ho? Cosa ce l'ho? Serve una pentolina piccola. Allora, please get better, bla bla bla, pour it after water, let's start the adventure, please get better, bla bla bla, add boil per 15 minuti, drink, ritorni, allora, aglio, 3 cucchiai di oil, allora, aglio, ce l'ho. Boil, drain, return to rosemary, ce l'ho, crush red pepper, ce l'ho. Allora, si mette 3 cose, aspetta, il segno mi serve. Ecco. Quanti di garlic? 2 cloves. E io ce ne metto 5, che va sempre bene, perché Paco Lanciano ha detto così. Sono piccoli! Oh, anche Rosemary Spring. Però loro dicono cucinarli, eat, però in realtà io siccome ho questi qua ceci in scatola, pareti sono già pronti da mangiare, io praticamente farò questo giochino. Li frullo col mio Magic Bullet, cioè prima metto qua a cuocere un po' questo aglio. Sì, ma non è vero. Tablespoon oil, garlic, spring, c'è un po' di rosmarino. Ok. Un po' di oil, 3 cucchiai. E io ce l'ho detto così, a caso. Blah, 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 blah. E ci dovremmo essere. Poi peperoncino di brutto, e questo lo mettiamo a rosolare. Ok, stai lì, intanto prendo il contenitore del Magic Bullet, che qua dobbiamo frullare di brutto, aspetta, scusa, sono qui adesso. Prendiamo appena qui. E questo è l'amico indispensabile in cucina. Non avrei mai potuto scoprire sta ricetta. Dobbiamo fare una purea, ci metto anche l'acqua, altrimenti nel Magic Bullet non si cose. Perfetto! Poi! Ah.
ne ho fatti troppi. Poi mi faccio un casino. Ok. È una purea magica, eh. Sentiamo. Magico. Adesso mettiamo sti garbanzo beans nel coso che si sta cuocendo e dovremo girare energicamente con un cucchiaio. Vediamo cosa dice qui. Ah, ok. Poi scaldare 3 tablespoon oil in una large skillet medium heat, add the main clove, salt of the golden oatmeal, add the clamp. The clams, clams sono le vongole con un po' d'acqua. Per 5 minuti. Sì, questo qua dice che adesso sto garbanzo qua devo tenerlo nella pentola per 2 ore, secco culo, al massimo mezz'ora. Ecco, vado a depositare. Facciamo una giratina prima. Poi mi ci vuole un'altra pentolina per le vongole e faremo un esperimento, lo stesso procedimento. Aspetta, fammi leggere. Fido iPad, ok. Si mette aglio a profusione. Proprio aglio sprecatissimo! Perché l'ha detto Paco Lanciano, fa bene alla circolazione. E previene le malattie le pulci, previene le pulci. Aspetta, inserisco. Troppo potente. Adesso lo mettiamo, questa pastella la giriamo, però la lasciamo tipo mezz'ora. Lì dice 2 ore, ma quello lì non capisce un cavo. Questa è una pastella proprio ultimo tipo. Ok. Un po' di oil per le vongole, un po' di aglio, brutto di sta ricetta che si deve sporcare 3 pentole, non 2 come succede spesso. Ok. Ecco, fido iPad, adesso non ti posso toccare. Aia. Ok, poi rosmarino appena colto. Oh, peperoncino. Ok, mettiamo a scaldarlo. Poi posso guardare le review e chi ha scritto sta ricetta. Poi avete la lista degli ingredienti qua. Poi se lo girate l'avete sopra.
No, l'applicazione è molto bella. Peccato che non sono italiano, eh. Un epicurus italiano. Epicurus lo conoscevo tutti, praticamente deriva dal greco, c'era, l'avevo letto, uno che gli piaceva mangiare un sacco, si chiamava Epicurus. Epicure, il dio della buona cucina. Non me lo ricordo. Comunque, apriamo le vongole. Che le andremo ad aggiungere. Poi per la pasta bisognerebbe usare, si prepara anche la pasta, della pasta corta, ma non ne ho perché io mangio solo due tipi di pasta, le farfalle e gli spaghetti. Tutti gli altri mi fanno schifo, pure i maccheroni mi fanno schifo. Sentiamo com'è venuta finora. Magica! Allora, ci mettiamo... Ciuschi, vai via, che qua... Sono straimpegnato stasera. Mettiamo le vongole. Mettiamo a basso regime, molto basso regime. Allora, dicevo, per la pasta c'ho gnocchi, farfalle, 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 farfalle. Faremo le farfalle. Consiglio a tutti le farfalle. Altra pasta non ci ho. Anzi, muoviamo il video in questa sezione della cucina. Oh, adesso vedo tutto. Fido iPad, dove sei finito? Cucina i fornelli e il suo posto. Ci vuole un po' di sale, un po' di sale iodizzato. Allora, il sale americano ha una particolarità, non sala, infatti bisogna mettergliene un sacco. Questa è la dose che so io a mente. Invece quello sale italiano sale un casino di più. Poi c'è... questo non so se è sale marino o sale di cava. È venuto come un purè molto molto simpatico. Dobbiamo usare, mi sa, la pentola più grossa, perché faccio tutto il pacco. Il mio trucco per la pasta è fare tutto il pacco. Se dopo alla notte mi sveglio c'ho fame, no, la mangio e poi un po' la porto al lavoro. Poi guarda là quanti garbanzo ho fatto. Salsa al garbanzo lì si spreca. Con la pentola più grossa. Ma questo sto facendo perché questo fornello ha la particolarità che non scalda molto. Quello là ormai mettiamo a 2 perché ribolle.
Ci ho messo sale, bisogna mettere il sale? Non lo dice. Vediamo. Bla 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 bla. Sto giù così, poi così. Poi posso andare indietro. Poi l'applicazione è molto bella. C'hai tutte le varie modalità di ricerca, feature. Dico ad esempio cocktail. Allora mi va su tutti i cocktail. Poi posso ricercare quelli con la foto, quelli con rating alto. French Mint. E poi ti fa vedere subito la lista degli ingredienti. Vabbè, poi lo giriamo così, te la fa vedere sempre. Bla 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 bla. Ah, interessante questo. Sospetti con sugar. Questo lo metto nei preferiti, perché siccome nel giardino c'è della menta piperita, ecco. Back. Vediamo, fatemi i favoriti, ecco, c'ho questi due, c'ho pasta cici con le vongole, French mix. Comunque adesso l'iPad non mi serve più. Ho fatto tutti i passaggi esattamente, proprio uguale. Mi sono ispirato. Oh, qui le vongole, acqua, ceci. Allora ritorno quando sarò pronto. Rieccoci, siamo pronti. Da notare che questa non è una pasta asciutta, è una pasta un po' liquida, è fatta apposta. E noi cuochi internazionali la chiamiamo la pasta cagasotto, no? Perché sembra un po' tipo diarrea, insomma, no? Paragone fantastico! Guarda, ne dobbiamo anche ciusca. Non so come si chiama, però non è pasta asciutta. Infatti questi ceci qui ci ho messo un po' di acqua, perché sennò diventava troppo asciutto. Poi un po' qui. Adesso bisognerà mischiare tutti gli ingredienti. Allora, prima di tutto togliamo questa pasta. Ciuschi, dove sei finita? Vieni. Pasta pronta. Ci spariamo subito le vongole in questa salsa magica che contiene rosmarino, aglio, olio e peperoncino. Le giriamo ben bene. Questa è di solito la pasta che mi faccio io, per invece il rosmarino ci metto il prezzemolo. Poi stasera aggiungeremo il magico ingrediente del cecio. Si vede da sta parte, si vede poco. Ecco, andremo a porci tutto. Cecio fuso. La pasta non è molto calorica, potete mangiarla tutti. Ovviamente dopo ci mettete un po' di formaggio sopra. Ovviamente ci vorrebbero delle vongole più grosse, proprio anche delle vongole ancora col guscio, per darci giusto l'idea, no? Ta-da! Non ce le ho. Ho queste. Oh. Allora, prendiamo un mestolo e lo andremo a porre in questo magico piatto già preconfezionato. Allora, bisognerebbe uscire fuori e pigliare del rosmarino, ma non c'ho voglia perché piove. Allora ci schiaffo sopra, giusto per decorazione, una foglia di... Guarda, questa è tutta stropicciata. Tutta stropicciata di basilico. Tac. Anzi, due, che fa più
più trendy, molto trendy. Poi formaggio, e di regola un po' di formaggio fuso. Ecco, magico. Eccoci, assaggiamo. Vabbè, le foglie servono solo per figure. Aspetta, mi ci vuole spazio. Magica! Si può fare. Cioè, niente di speciale, secondo me. Si può fare. Un gusto un po' diverso. Accompagnato da un buon bicchiere di acqua, ghiaccio e limone. Poco ghiaccio, magica. Mangio anche la foglia adesso. Poi volendo si può fare anche questo giochino, no? Si prende del pane e si spappagazza la pasta proprio sopra così, no? Il pepe! Giusto, il pepe! Non so io. Non si può fare, che anche se non mangi sta pasta muori, si può fare anche quella normale. Oh, si può fare. Si può fare. Bella piccante. Secondo me bisogna mettere più vongole, però. Perché avendo fatto un pacco di pasta intero, sano, un pacco di pasta sano, allora le vongole non ne bastavano. Col ghiaccio si può fare anche quest'altro giochino, no? Pronti? Allora per